ragazzi, ciao ragazze. Allora, terza volta che registro questo video, mi sono quasi scocciata. Ho avuto problemi con la videocamera, non mi salvava il video, quindi l'ho dovuto cancellare. Incrociamo le dita su questa terza volta, benedetta volta. Allora, video prodotti finiti, acquistati e recensiti. Come sempre, giù nell'info box trovate la lista completa di tutte le cose che vi faccio vedere in questo video e dei prodotti finiti. Se scorrete i video, non so se sono di qua o di là, i miei vecchi video di prodotti, quindi recensioni, eccetera. Riuscite, cioè, trovate la recensione. Magari se mi ricordo quando vi parlo del prodotto finito, vi linko il video dove l'ho recensito. Si può fare anche così. Comunque andiamo avanti, che già ho perso il primo minuto in chiacchiere. Prima, sorry, scusate, ma ho perso lo smalto a due unghie, e di qua si è un pochino rovinato. Capita, il nervosismo mi fa mangiucchiare e rovinare lo smalto. E vabbè, allora, prima cosa che ho finito è una crema viso della Garnier Essentials Hydrating, oddio, non riesco a pronunciarlo. Vabbè, una semplice crema viso, l'ho finita, non male. Secondo prodotto finito, che era stato depottato dentro a questo contenitore della Labello, era il contorno occhi idratante, un gel rinfrescante 24 ore. Sto leggendo perché non mi ricordo come si chiama, della Marbet. Mi si era rotto l'astuccetto e quindi l'ho dovuto depottare qua dentro. Poco fastidiosa questa cosa che si rompono gli astuccetti, ma amen. Allora, prodotti acquistati. Ho fatto un po' di acquisti di prodotti per shampoo, cioè, per capelli, come le chiamo io. Allora, ho comprato al negozio tutto 50 centesimi queste mollettine rosa con i glitterini a clip della seta blu a Chuck's Eyes, 1 euro. Poi un altro negozietto per capelli, che vende cosine per aggingarsi la testa, trucchi economici, anche da drugstore, come si dicono in America. Comunque, ho comprato altre 4 mollettine, pagate 1 euro ciascuna. Allora, le prime due sono così in viola con i glitterini, con questo tipo di apertura, e poi altre due a clip così in arancione, dorato, giallino con un glitterone qua sopra a clip. Poi la mia mamma mi ha regalato una parure, come si dovrebbe dire, della Ethno Chic, in questa confezione nera molto elegante, carinissima. Immagino in finta pelle questa parure etnica. Ci sono gli orecchini, questo bellissimo pendaglio. Oddio, ho fatto cadere l'orologio che è ancora vivo. L'orologio bracciale che rimetto a posto e un anello. Mi piace un sacco questo set, non neanche set, queste cose un po' etniche, veramente carino. Anche da utilizzare tutto insieme, non è eccessivo, l'ho provato. Ho anche, vabbè, selezionando i pezzi, poi comunque questi colori della terra, arancione, bronzo, marrone, giallo, veramente, veramente carino. Poi non è simile oro, diciamo, è un oro anticato, è carino, mi piace. Sono contenta che mammina me l'ha preso. Forse il pezzo più carino è proprio l'orologio fatto a bracciale, che ha tutti questi pentaglietti, è proprio carino assai. Probabilmente da sfoggiare tutto insieme è meglio in estate, però un pezzo singolo si può anche mettere in inverno in total black per dare un tocco di colore. Poi una mia amica ha iniziato a lavorare in un nuovo negozio che produce prodotti per capelli professionali, si chiama G-Cube, e mi ha dato qualche campioncino. Mi ha dato un po' di shampoo, delle maschere, creme da provare. Veramente ce n'erano altre due da mamma. Le devo dividere con mia mamma tutto questo paccotto, però
proverò io. Mamma le ho lasciato un balsamo e uno shampoo, ha detto che sono molto buoni e che devi andare a comprare, si vuole comprare almeno lo shampoo. Comunque i prodotti sono divisi per categoria. C'è l'anti-age per capelli che stanno invecchiando, o l'aromatherapy, i prodotti per capelli colorati, per capelli grigi, il total green, cioè prodotti senza nessun tipo di schifezze. Anche se la linea già di per sé non ha dentro né parabeni, né SLS, SLS, mi sembra veramente dei prodotti veramente rispettosi, sì. Stavo leggendo, vabbè, che i prodotti sono privi di SLS, mi sembra una droga, parabeni, allergeni. Vi inserisco giù nell'info box il sito della casa, della G-Cube, che per ora vende soltanto a Napoli e qua a Salerno, ma per quanto ne ho capito si deve un pochino espandere. Poi ha anche prodotti tipo phon, piastre, extension, ho visto la frangetta che lo fa pariare. Anche se me la sono fatta pure io, però vedere quella specie di, non lo so, è divertente. Cosa dirvi più? Nada, proverò questi campioncini e vi farò sapere come mi ci sono trovata. Poi ho comprato, oddio, mi si stava accappottando, dell'Aveeno, un siero contorno occhi con complesso di shiitake naturale. Riduce visibilmente le zampe di gallina, le linee sottili e le rughe. Questo è un contorno occhi da provare. Poi sono passata alla Kiko e c'erano un po' di cose in offerta e ho comprato prima di tutto le salviette asciugasebo, che io adoro queste della Kiko perché in più hanno anche della cipria e quindi aiutano anche a prolungare la durata del trucco e mi piacciono. Poi c'erano i mascara in offerta, io ho comprato $3,99 l'Ultratech. Per ora non lo metto in funzione perché ho ancora quello della Lepo che sta per finire, gli ho dato una scossa di vitalità immergendolo nell'acqua calda bollente, quindi per un altro po' funziona. Comunque di riserva questo, visto che era in offerta e quello stava per finire, l'ho acquistato. E poi ho preso il Necker 3 in 1 matte base, che fa da base, da endurente, da top coat opacizzante. Di solito io compro quello, il top coat mattificante della Essence, ma mi trovavo lì e quindi ho deciso di provare anche questo. Ok, prodotti da recensire. Iniziamo da questo bottiglietta da 200 ml. Allora, è una crema doccia Serenità agli oli essenziali di sandalo e di Lang Lang. Allora, è un doccia schiuma. Oddio, c'ha un profumo di vino. Quando faccio la doccia con questo prodotto, veramente si esce dalla doccia con una sensazione di benessere, di tranquillità, veramente dopo voglio soltanto di incremarmi e buttarmi sul letto e dormire per 12 ore e dopo essere baciata dal principe azzurro tipo una bella addormentata. Questa è una romantica. Comunque no, veramente ha un odore favoloso, rilassante, veramente buono, mi piace. Poi il fatto che sia una crema doccia, quindi è molto idratante. Il prodotto in sé non è liquidoso, ma è proprio bello cremoso. Quando lo andate a dare sul corpo, sia se usate la spugna, sia se usate le mani, quindi direttamente con le mani sul corpo, sentite che il prodotto è molto cremoso, molto denso, che idrata mentre pulisce la vostra pelle. Mi piace un sacco. Poi questo prodotto veramente
L'avevo quasi dimenticato, mi è stato dato tipo forse un annetto fa o qualcosa del genere, prima di Natale. Però l'avevo messo da parte perché essendo questa confezione da 200 ml è molto comoda da usare in palestra, quindi portarla dietro in palestra. Poi l'anno scorso capivo di tutto e di più e non ho più fatto allenamento e quindi l'avevo dimenticato. Poi aprendo le mie cose, come sempre, trovo i segreti, i misteri, faccio tipo Indiana Jones. Ta-ta-ra-ta. Ta-ta-ra. Dio quanto amo Indiana Jones. Vorrei tanto un bel professore così all'università. Non ce ne sono. Ce ne sono di giovani, però non così belli, affascinanti, avventurosi. Mi sono emozionata. Comunque, stavo dicendo, ritornando al prodotto, mi piace molto. È così idratante che a volte, non lo faccio mai, però potrei anche evitare la crema corpo dopo la doccia. Mi piace veramente tanto. Poi ci sono diverse profumazioni. Probabilmente la prossima volta a nonna gliene faccio prendere un'altra, giusto per vedere un pochettino. Perché la Kiotis Paris fa anche tipo un aromatherapy. Però questa mi piace pure la confezione. Questo viola la manzana? Melanzana. Va bene. Ancora un altro prodotto della Essence della linea Nu Studio Nails Better Than Gel Nails, ma un nome più facile? No. La base trasparente del kit, quello per imitare una ricostruzione gel sull'unghia, che in toto se il kit l'ho bocciato, ma completamente, a me non dura più di un paio di giorni sulle unghie, quindi io posso spendere, non mi ricordo quanto costa il kit intero, per farmi durare una specie di naila, di ricostruzione sull'unghia per 2 giorni. Però i pezzi presi singolarmente mi piacciono, per esempio questa base la trovo eccezionale, si asciuga rapidamente, cioè il tempo che voi iniziate a fare una mano, passate all'altra, arrivate all'ultimo dito di stesura, toccate il primo e asciutto. Quanto ci vuole per stendere una base? In 2 minuti? Probabile. Quindi in 2 minuti la vostra unghia è bella che è asciutta e già pronta a fare la passata di smalto successivo, lo smalto colore. Poi come base ancora è perfetta, non lascia trapelare nessun tipo di pigmento. La settimana scorsa vi ho messo lo smalto blu della Revlon, non mi ricordo come si chiama, e quello smalto è molto pigmentato, riesce a penetrare qualsiasi cosa e di solito mi lascia l'unghia verdognola, sapete, il blu lascia l'unghia un pochino verdognola. Con questo non mi è capitato, di solito ho bisogno di mettere delle goccine di limone, massaggiare per poter sbiancare l'unghia. Con questo sotto non mi è capitato, non è un indurente, quindi comunque le unghie sono fragili, se sono fragili si spaccano, per esempio oggi ne ho rotto un pezzettino. Però per il resto, asciugatura rapida, quindi un punto a favore, i passaggi sono più veloci, quindi riuscite a fare una buona manicure o comunque una stesura smalto in un periodo breve di tempo. Il fatto è che non lascia trapelare nessun tipo di pigmento è il top per una base. Non è indurente, amen. Poi, fluido idratante, effetto seta, idrata 24 ore, vitamina E, proteine della seta, latte di mandorle per pelli normali. Pelle perfettamente liscia e vellutata della Leocrema, bottiglione da 250 ml. Allora, a parte l'odore tipico di Leocrema, proprio tipicissimo, prodotto molto liquido, non so se si sente, non lo so, forse no. Ok. Ha un piccolo difettuccio, cioè se rimane tipo in posa e non lo usate per un paio di giorni, lo lasciate sul vano, tende a separarsi, le componenti principali tendono a separarsi, quindi avrete una base cremosa abbastanza densa e un olio trasparentino, liquidino, che si separa, però basta shakerare e si rimedia a questo inconveniente. Si assorbe molto rapidamente e lascia la pelle abbastanza
è uscita una quintalata, abbastanza vellutato per un po' di tempo. Questo è il prodotto, bianchiccio leggero e si assorbe rapidamente. Ora mi incremo le mani visto che ci siamo. Mi è piaciuto, poi detto questo odore di leocrema mi fa ritornare alla mente bei ricordi dell'infanzia. Non lo so perché è una sensazione piacevole. Poi assorbendosi così rapidamente, se fate la doccia subito dopo vi dovete vestire per uscire, tipo se la fate la mattina, ok, quando sarà passato 30 secondi è già asciutta. Quindi subito vi potete rivestire senza problema. Aspetta, devo aspettare qualche minuto che mi si assorbe la crema. No, la mettete, il tempo di finire il corpo, che il corpo è già bello idratato e completamente, la crema è completamente assorbita. Non mi ha dato problemi, anche se è leocrema, quindi conosciamo l'inci, non ho avuto problemi di pelle secca, perché può capitare a volte con prodotti dall'inci non verde, un uso costante porta a disidratare la pelle. Tipo mi è capitato in primavera, non mi ricordo qual è il prodotto che stavo usando in primavera, boh, non mi ricordo. Comunque mi sono trovata con una zona del mio corpo sul pancia laterale, quasi sul fianco, un pochino screpolato. Ho dovuto fare in una settimana un paio di scrub con olio extravergine di oliva e zucchero, io uso o quello di canna, quello bianco è uguale, anzi quello di canna è ancora più forte, ancora più scrubbante, ha un effetto ancora più scrubbante. Quello normale ha un effetto un attimo più delicato, però miscelando bene i due contenuti si riesce a ottenere uno scrub veramente come uno desidera, se lo vuole più nutriente, più scrubbante, più delicato eccetera. Comunque ho dovuto fare in una settimana due volte lo scrub perché avevo questa pelle, sì, era screpolata fondamentalmente. Invece con questo, anche se lo sto fatto da un po', non mi è ancora capitato, speriamo che non mi capiti, e mi sta piacendo. Poi crema viso della stessa linea del siero contorno occhi che ho fatto vedere prima, dell'Aveno sempre. È un idratante giorno con protezione SPF 15, riduce visibilmente i segni dell'età, poi sempre con il fungo allucinogeno di prima, Sitake, non so, che è conosciuto per donare vigore e aumentare la vitalità, è allucinogeno. Agisce in armonia con l'unicità della tua pelle per aiutarla a combattere i segni dell'età. È clinicamente provato, riduce le linee sottili e le rughe in solo 4 settimane. Non lo sto utilizzando da 4 settimane, però mi piace come prodotto. Andiamo avanti. E il fattore di protezione solare aiuta a prevenire l'invecchiamento. Idrata intensamente, lascia la pelle immediatamente più morbida e liscia per un aspetto più giovane e vitale. Vabbè, c'è anche la crema notte, ma non l'ho acquistata. Non comedogeno, formula per minimizzare il rischio di allergie, anche per pelle sensibile, dermatologicamente testato. Allora, il prodotto si presenta in questa comoda, comodissima boccettina da 50 ml con un comodissimo dosatore di questi qua, così. Per fare tutto il viso io non ho bisogno di tutta la pompatura, diciamo, bisogna solo di una mezza dose e riesco a stenderlo, a utilizzarlo su tutto il viso. La cosa che ho notato è che con questo tipo di crema non ho bisogno di, si assorbe rapidamente, quindi non ho bisogno di fare diversi tipi di massaggio. Con una crema idratante classica, dopo averla stesa, tirando su sulla fronte, stendendola sul naso, sul mento, tirando su la zona delle guance, lavorando sul collo, dopo ho bisogno anche di picchiettare per riattivare, riesco anche a picchiettare per attivare il microcircolo e lo riesco a fare anche con questa. L'unica cosa che non riesco a fare, e non ne sento l'esigenza perché trovo che vada bene così, è l'ultimo tipo di massaggio che faccio in questo modo, picchiettando delicatamente sul viso per riattivare la microcircolazione, specialmente per questa zona che
ogni tanto, quando sono un pochino più stanca e più segnata. Con questo non riesco a fare l'ultimo passaggio, ma non ne sento l'esigenza, perché già dalle prime applicazioni ho notato che la mia pelle si distende quasi velocemente. L'appoggio e subito vedo che rimane un attimo più tesa, anche continuando l'uso di questo prodotto, noto che la mia pelle è meno grigia, ben idratata, si assorbe rapidamente, quindi subito ci si può anche toccare subito. Io non uso il fondolina durante la settimana, quindi che mi si assorbe velocemente, almeno non è quello il problema. Poi ho notato che ho le linee di espressione un pochino più attenuate, non voglio dire che mi ha spianato tipo chirurgo plastico, mi hanno tirato le orecchie e sono così, però veramente vedo queste linee qua, questa qua che mi si forma qua in mezzo quando faccio così, e anche un pochino le linee delle labbra, perché io quando sono concentrata cerco di chiudere le labbra, serrarle, e quindi rischio di farmi venire le righette sulle labbra. Vedo veramente il viso un pochino più disteso, qua i tratti del collo un pochino, non ho che so, non so, non sono una vecchia decrepita, però un pochino più su mi ci vedo, mi piace, mi piace. L'odore di pulito, niente di... Ah, non ve l'ho fatta vedere. Come sul dorso della mano. È così, biancastra, non troppo dura, si stende abbastanza facilmente e si assorbe con altrettanta facilità. Mo' quella dell'olio crema sotto, crema su crema. Oh, che bello odorino. Ah no, sa un po' di... Non riesco. Oddio. Di verde, credo, non lo so. Comunque già si è assorbita. Mi piace. Poi vedremo anche il siero contorno occhi con me. Con me. Ultimo prodotto della Comet, un piegaciglia che ho acquistato da Idea Bellezza al modico prezzo di 1 euro e un po' meno di 2 euro. Un piegaciglia classico, senza pretese. Veramente classicissimo, con la molla, lo spazio per mettere le ditina. Una buona apertura, io non me ne intendo molto, però mi sembra che abbia una buona apertura per il mio occhio, ha un'ottima forma per il mio occhio e ha, vabbè, come si chiama? Il gommino bianco, non troppo rigido, ma neanche troppo smolliccio che rischia di tagliare le ciglia. È un ottimo gommino, entra con facilità a prendere le ciglia. Questa mollettina che c'è dà una giusta, fa rilasciare una giusta pressione per piegare le ciglia, ma non eccessiva da spezzarle, quindi cosa ottima, cosa sana in vita. Sto guardando a me, non so se si nota. Sta dormendo sul mio letto perché fuori è brutto tempo. È peggio di un gattone, odia il brutto tempo, no, non lo sopporta proprio. Poi in questo periodo non sta bene, le si è rotta l'unghietta e le fa male, si è rotta nel punto in cui tocca la carne, quindi la stiamo disinfettando, deve cadere da sola. Uffa. Comunque, ritornando al piegaciglia, mi piace, forse l'unica cosa che mi dà fastidio è che se non faccio attenzione quando vado a piegare le ciglia, questa parte qua mi tocca troppo l'occhio, però se sto attenta non me lo tocca, devo stare un pochino più attenta, comunque quando si usano queste cose è meglio stare più attenti possibile, altrimenti ci si può far male. Ok, dopo che ho blaterato per un bel po', vi posso lasciare. Ci sentiamo nel prossimo video. Io vi mando un grosso bacio e nothing in gamba. Ciao ragazze e ciao ragazzi.